Sia lodato Gesù Cristo, pace e bene. Questa che celebriamo è la 14ª domenica del tempo ordinario. Il Vangelo di oggi che cosa ci racconta? Gesù, ecco, dice il Vangelo, designò altri 72 discepoli e li inviò a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Quindi sono 12 apostoli e poi sceglie 72 già i discepoli. Ecco, li manda a due, perché la messe è molta e gli operai sono pochi, dice Gesù. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. Ci vogliono gli operai, ci vogliono quelli che si dedicano al servizio dei fratelli. Andate. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali, non salutate nessuno. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti tornerà su di voi. Ecco. E questo è, poi dice, restate di casa in casa e mangiate di quello che vi porteranno, insomma, no? Ecco. Se non vi accettano, scuotete la polvere dei vostri calzari e cambiate, andate altrove dove c'è più disponibilità di accoglienza. E questo è un momento importante. I 72 discepoli rappresentano tutta la comunità. Ecco, 12, ma 72, è tutta una comunità che viene mandata, perché la messa è molta e l'annunzio è la pace, un saluto, la pace e il regno di Dio è vicino. Queste sono le due cose importanti che i discepoli devono annunziare. E allora, qual è il problema che viene posto ed è importante su cui noi riflettiamo? Insomma, cioè, e il problema è quello della pace. Se io vado con la volontà di fare proselitismo, se voglio fare dibattiti in cui ciò pongo, si rompe la comunicazione, si rompe la pace. Io devo andare senza la volontà di, ecco, di fare la crociata. Questo è, purtroppo nella storia ci sono state anche le crociate e ci sono ancora oggi da parte anche di altri, anche usi terribili come il terrorismo per cercare di far prevalere la propria religione. Gesù Cristo è fuori da queste logiche, totalmente fuori, insomma, no? E qual è il compito allora dei discepoli di Gesù? Portare la pace perché ogni uomo scopra la propria umanità, se stesso, la propria vera umanità. E se ognuno scopre la propria umanità, riconosce nell'altro che è un uomo. Io sono solo un uomo, dice Pietro al centurione che si voleva mettere in ginocchio davanti a lui. Sono soltanto un uomo, non sono altro. Riscoprire cioè la nostra vera umanità, insomma. E quindi è vero che degli uomini c'è cattiveria a volte, c'è aggressività, c'è una forma di, noi non siamo naturalmente pacifici, c'è una forma di aggressività per cui tentiamo di farci spazio a volte anche con la violenza, però c'è anche vero che dentro di ognuno di noi c'è un desiderio di pace, di serenità, quindi c'è questa contraddizione tra la nostra aggressività, questa volontà di dominare, perché poi in fondo è questa volontà di dominare attraverso l'aggressività e poi c'è anche questo anelito alla pace, insomma, no? Allora bisogna abbattere muri di divisione. Per fare la pace bisogna abbattere ciò che ci divide, ciò che ci divide. E abbattere questo non significa usare la violenza, perché Gesù è lontano da ogni forma di violenza. Quando i discepoli tornano da Gesù, dicono che Satana è stato vinto. Satana rappresenta il potere,
è un simbolo del potere, potere inteso proprio come dominio dell'uomo sull'altro uomo. Questo è il vero dominio, insomma, quando l'uomo vuole dominare a qualunque costo sull'altro, non riconoscerlo, ma vuole dominare l'altro uomo. Questa è la lotta che è quindi questo dominio, ecco, tutto questo va fatto con semplicità, perché la violenza non produce, le guerre non è che migliorano le condizioni umane, portano disastri, portano... Gesù muore in mezzo a due ladroni, qualcuno dice che questi ladroni non erano i ladroni ma erano dei partigiani che lottavano, zeloti, qualcuno immagina. È vero che... ecco, Gesù fa una rivoluzione senza nemici, ecco, questa è la differenza. Di solito si fanno le rivoluzioni per ottenere qualcosa a favore di alcuni contro gli altri. Gesù fa una rivoluzione dell'amore che dà se stesso per tutti, buoni e cattivi, senza un nemico. Sulla croce Gesù dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quelli che lo stanno ammazzando, lui non li vede come nemici, ma come bisognosi di scoprire la propria umanità. Questa è la differenza. Sai, i rivoluzionari, ecco, tutti quelli che si impegnano, e sono a volte persone molto rispettabili, importanti, perché sono capaci anche di dare la propria vita per qualcuno. Il problema è che di solito è contro qualcuno, c'è anche l'altro aspetto, contro qualcuno. Gesù no. Gesù fa una rivoluzione, muore per tutti e non è contro nessuno. Questo è il senso. Però, ecco, bisogna tener conto anche del fatto che, ecco, bisogna abbattere questi muri di divisione. E quali sono questi? Bisogna spogliarsi della violenza, però abbattere i muri di divisione, non con la violenza, certamente. Il primo muro di divisione è il potere, cioè quello che dicevamo, perché finché io rimango nella logica che io devo dominare, non c'è spazio, non c'è... Gesù sta dalla parte delle vittime del potere. Purtroppo lo sappiamo, chi ha in mano ricchezza, potere economico, politico, eccetera, a volte pesa sugli altri, li domina. Gesù è dalla parte delle vittime, non è dalla parte di chi denuncia il potere, denuncia la sopraffazione, denuncia, ecco, le ingiustizie. Questa è la strada della denunzia, non, ecco, non della violenza, insomma. Però il potere, noi possiamo essere rassegnati, insomma, di fronte al male, all'ingiustizia. Di fronte a, se io mi accorgo che accanto a me si sta compiendo un'ingiustizia, non posso starmene zitto e dico: vabbè, a me non interessa. No, a me interessa se il mio fratello, quello che mi sta vicino, sta soffrendo e sta subendo un'ingiustizia, io devo denunziarlo. Ecco, devo essere cosciente che si sta compiendo un delitto, ecco, che da chiunque questo delitto venga fatto. Se c'è l'altro muro di diciamo da buttare giù, ecco, è il muro del sapere, muro del sapere, perché chi ha sapere, ecco, ha un potere, esercita un potere. Gli intellettuali, i mezzi di comunicazione sociale hanno un potere enorme, il quarto potere, dicevano. Cioè hanno un potere, ma per chi sono? E a volte non si mettono a servizio della verità, non si mettono a servizio della giustizia, a volte si mettono a servizio dei potenti di questo mondo. Ecco, e questo è un altro dei muri da abbattere se vogliamo la pace. La pace si costruisce diversamente, si costruisce nella verità e nella giustizia. E
come Gesù, dalla parte di chi subisce, non dalla parte di chi commette ingiustizie. E l'altro muro grande, pesante come un macigno, grandissimo, insomma, una muraglia, è il muro dell'avere, possedere, è il possedere, l'avere, il possedere. Perché tutta la maggior parte delle guerre, delle lotte nascono dall'avere, cioè il possedere, sia a livello individuale, le sciarre che succedono, le lotte anche tra parenti, tra fratelli, sorelle, eccetera, per la eredità, si spaccano le famiglie, ma anche a livello mondiale le guerre si fanno proprio per l'avere, per avere, per conservare quello che si è conquistato e non si vuole discutere e condividere con l'altro, anzi lo sfruttamento dell'altro diventa legittimo pur di conservare a noi il nostro status quo, il nostro punto di benessere, non vogliamo condividere con nessuno e quindi sfruttiamo, continuiamo a sfruttare. L'avere, ecco, questo è l'altro muro. Quello che noi dobbiamo fare è capire che non diventiamo più uomini e più donne nel possedere, ma nel vivere questa nostra umanità, ecco, nella relazione con gli altri. Questo è il compito nostro. I discepoli devono denunciare l'insufficienza di questi cammini. La pace non si ottiene né col potere, ecco, il sistema del dominio intellettuale, neanche contro con il sistema dell'avere, del potere. Il problema rimane per noi cristiani, la Chiesa, noi cristiani come singole persone, ma anche come Chiesa, siamo capaci di abbattere questi muri o ci lasciamo travolgere e coinvolgere dentro queste logiche che non sono di Gesù Cristo? E quindi, se vogliamo essere dalla parte di Gesù Cristo, da che parte vogliamo stare, da che parte dobbiamo essere? Vi auguro una bellissima domenica, sia lodato Gesù Cristo, pace e bene.